È pronta la lista? Sì, sì, sì. Bene, andiamo. Andiamo che la spesa è molto difficile. Schiattante, elegante, veramente il comfort è superiore e si nota, si sente anche, molto comodo, guarda, veramente per i bambini, per la spesa. Mia figlia è innamoratissima, c'è il tettino panoramico, è molto bella. Quando la guidi ti senti tranquillissimo. Poi c'è la cosa, questi consumi che se stai a basso regime veramente consumo veramente poco. La barra qui che ti dà l'indicazione dei consumi, di tutto quanto. Ma guarda, veramente una grande macchina. Poi anche tante persone l'hanno vista fuori al ristorante, sono rimasti molto contenti, qualcuno ci ha voluto salire per vederla. Una linea fuori particolarissima che a me piace moltissimo, perché sì, io non adoro le berline, diciamo, per gli station. Lei, questa c'ha una linea tutta sua. C'è sto muso molto compatto, molto squadrato. Poi veramente se pisti, pista, eh? Sì. Andiamo da un signore che coltiva ancora le sue verdure. Per quanto riguarda, ti ho detto, il burro l'abbiamo già preso per il nostro panettone. Sempre marchigiano. Sì, il miele l'abbiamo già preso da sto produttore bellissimo, con questi casetti che poi ieri era bellissimo, non si vedeva, però sta apicoltore, c'è anche il favo di miele, che è quella parte finale dell'alveare, bellissimo, interessante. E proveremo. Sono le gellette, la favo di miele. Le gellette, le gellette. Yes, from Celletta, yes. Celletta. Quindi capite che lo slang non è casco, io uno io poi dammi l'oliva, dammela io! Dobbiamo essere legati al territorio, certo, scusa! Per riconoscere ta subito il prodotto. Comunque una gran macchina, grazie alla Mercedes che ce l'ha fatta provare, Delta Motors di Ancona. Ci siamo andati a fare spesa, abbiamo parcheggiato tranquillamente. Guarda, fai meno fatica con una macchina così a fare manovre che con le macchine piccole. Fuori dal ristorante sta molto bene, tutti chi entra e chi esce la vedono, la guardano, vanno lì, vedo che si interessano alla... Questo secondo me è una bellissima idea, un bellissimo progetto, questo pure è un gastronomico, no? Guarda, all'inizio ero un attimo, no, sai, macchina nuova, macchina importante, così, dico, ma senza cambio, non c'è cambio automatico, però con la levetta così. Invece guarda, veramente faccio fatica la mattina a prendere. Sarà un dramma. Quando te la porteranno via? Purtroppo. Però è bello vivere intensamente quello che puoi vivere. E lo devi vivere al massimo. Bye Enrico Recanati. Oh, my God.
pillole di saggezza prima di iniziare il servizio. Il servizio, sì. Grazie.